con il sindaco Francesco Giunta in questa festa dello sport, della lotta termitana che ha sempre portato grandi soddisfazioni e grandi, importanti titoli alla nostra città. Sì, assolutamente, Termini Imerese ha avuto, come correttamente dici tu, grandissima tradizione sportiva in tutti i campi, nel calcio, ma nella lotta soprattutto, anche nelle discipline olimpioniche, vedi Crisone. In particolare Bartolamato, l'amministrazione comunale, l'assessore Lo Bianco, abbiamo voluto patrocinare questa iniziativa dedicata al mitico Gonzales, Cristoforo Gonzales. Questa è una struttura dedicata a Gonzales per far sì, insieme ai lottatori di ieri, di oggi e di domani, ben coordinati da tutti, dai vari maestri, vedo lì Totò Rinella per esempio, ma c'è tantissimi altri, l'abbiamo fatto anche quest'estate in Piazza Duomo. Vogliamo riportare lo sport come disciplina di vita, disciplina di rispetto della dignità della persona umana, come rispetto delle regole, e quindi crediamo che lo sport, dallo sport si possa veramente ripartire per uno sviluppo sociale, culturale e magari anche economico per la nostra città. Puntiamo su questo, la cultura è sport e noi ci lavoriamo. E proprio Bartolo Amato è stato uno dei promotori di questa iniziativa. Tu che hai avuto tutta esperienza in questo sport a grandi livelli. Sì, io sono stato 20 volte campione d'Italia negli anni 70, il quinto campione del mondo e convocato per le Olimpiadi di Montreal. È un bellissimo sport, una grande tradizione termitana, grazie al maestro Gonzales. Io sono stato un allievo del maestro Gonzales e le devo tanto nel passato. Un ricordo del maestro Gonzales in questa giornata dedicata a lui? È un ricordo, diciamo, bellissimo. Abbiamo organizzato questa gara in sua memoria. Lo meritava, lo merita, diciamo, va. Maestro Purpura, una giornata dedicata al maestro Gonzales, dedicata allo sport, dedicata alla lotta, che ha dato tanti successi nella nostra città. Sì, noi abbiamo pensato di fare questa gara per il maestro Gonzales, che è stato un nostro grande insegnante sia di vita che di sport. E lo ricordiamo sempre tutto nel suo cuore. Quello che è riuscito a fare Gonzales in passato, se ci mettono tutti assieme la società, non riusciremo mai a farlo. È stato un grande della lotta, devo dire sempre. La lotta è comunque continua a dare soddisfazione alla nostra città e alla vostra palestra. Sì, abbiamo parecchi campioni a livello nazionale che vanno sempre in nazionale e rappresentano sia l'Italia che Termini Imerese all'estero. Ci siamo parecchi, posso citare i fratelli Chiara, Teresa Lumia, per adesso i più recenti sono questi qua, i più recenti che mi vengono in mente. Poi ci sono molti altri del passato, sono infiniti, va. Oggi qua c'è anche l'attuale per adesso. Sì, abbiamo un reale che rappresenta la Femmore Roma, è una grossa realtà a Termini Imerese e sta andando bene, sta facendo un bel lavoro, ha dei bei ragazzi. È stato un olimpionico. Sì, è stato anche un olimpionico ad Atene e noi ci siamo andati a vederla da Salvo, abbiamo creato un gruppo a Termini Imerese, abbiamo preso un boom e ci siamo andati a trovarlo ad Atene. È stato che emozione ha dato vederlo lottare e vincere il primo combattimento, purtroppo per il secondo l'ha persa contro il campione del mondo. Ma già, diciamo, partecipare alle Olimpiadi è stata... È il sogno di tutti gli atleti partecipare alle Olimpiadi, non è da tutti, va. C'è una qualificazione mondiale che è enorme, vince i primi sei, mi sembra, campioni del mondo, i primi tre a livello mondiale. Sempre andare alle Olimpiadi non è da tutti, ma bisogna meritarsela e qualificarsi a livello mondiale. I titoli nazionali, europei, mondiali, sono davvero decine e decine quelli che ha raccolto la vostra palestra termitana, però l'Olimpiade è sempre l'Olimpiade. L'Olimpiade è una cosa a sé, è ogni quattro anni è il sogno di ogni atleta andare all'Olimpiade. Con l'assessore Lo Bianco, una festa dello sport, una festa per la lotta in particolare, uno sport che forse è stato poco seguito dalle amministrazioni che si sono susseguite. Sì, io sto venendo adesso, non so se dal Dono Day, quindi una pedalata
quindi oggi diciamo che è la giornata proprio dedicata allo sport. Questa della lotta è stata una cosa organizzata in poco tempo, ma vedo ben riuscita, abbiamo tantissimi spettatori. Lo sport forse in generale è stato tutto, cioè in parte trascurato o non valorizzato veramente nel migliore dei modi. Speriamo che adesso possa cominciare ad esserci veramente quelle attenzioni e mettere subito in campo le varie manifestazioni. Questa mi sembra un'ottima manifestazione per poter far valere veramente quella che è la lotta, comunque anche quella che è stata nel passato con il maestro Gonzalez, e che speriamo possa essere poi nel futuro con nuovi campioni, perché ce ne abbiamo veramente tanti che a livello nazionale ma anche mondiale si stanno qualificando abbastanza bene. Ultima domanda per il maestro Purpura, abbiamo visto tanti ragazzini, comunque è uno sport che ai bambini piace, sì. Forma. Sì, sì, molti ragazzi si avvicinano alla lotta perché è uno sport da combattimento che valorizza molto. E molte pensano alle mamme che è uno sport che si possono fare male, che... ma non è così, ha le sue regole, non ci sono contrattacolazioni, non c'è niente, sono delle tecniche per attrarre l'avversario in schienata, sempre diciamo legale, va. Non ci sono prese legali, gli atleti vengono... sono tecniche più che altro. Sono tecniche che portano l'avversario a terra senza fare male, senza leve, senza contrattacolazione, uno sport pulito. Va. E poi la cosa che mi è piaciuta... Una partitella al pallone, forse anche meglio, o faccio pallavolo, sì. Forse meglio a pallavolo. Va. Una cosa che mi è piaciuta tanto è stato vederla abbracciare con un grande affetto anche chi perdeva oggi. Sì, sì, si incoraggiano sempre gli altri, sia se vincono che perdono. Che perdere aiuta anche a migliorare, a migliorarsi, perché uno sa che se deve allenare di più, che deve migliorare. Io o perde o vince, i ragazzi me la bacio sempre, gli do sempre con... Complimenti. È educazione questa poi. Cioè, incoraggiare sempre. Bisogna... Educare poi alla vittoria, educare alla vincita, perché anche quando si vince poi non si può nemmeno pensare di... Deve rispettare il... Rispettare, sicuramente. Grazie. Grazie a voi.